Immaginate per un momento di essere il responsabile IT, il tecnico dell'amministrazione Trump. Il vostro compito, la vostra responsabilità è quella di curare, seguire, gestire il cellulare di The Donald e di tutti i suoi collaboratori. Allora, io un mestiere così non lo farei neanche sotto tortura, ma pensate la vita infernale che fa questo signore. Ogni giorno gliene succede una. Donald, come te lo devo spiegare? Non lo puoi usare quell'iPhone lì comprato da Troni. Non puoi, devi usare quello blindato. I responsabili IT hanno tutto il mio rispetto, la mia comprensione, perché fanno un mestiere d'inferno, cercano di resistere alla cosiddetta consumerizzazione. Questa parolaccia significa semplicemente una cosa sola, che noi, nella nostra vita di tutti i giorni, usiamo le nuove diavolerie tecnologiche. Usiamo un nuovo cellulare, ci piace, ci diverte, andiamo a lavorare e vogliamo esattamente quella condizione lì. Non vogliamo avere il cellulare chiuso, limitato, no, vogliamo la libertà. Liberté, égalité, fraternité. Rovine, è una rovina per i responsabili IT. Perché? Perché hanno 1750 problemi da gestire. Anzitutto, devi stare attento che questi cellulari non piglino un ransomware, un problema, un crack di qualche tipo ogni 10 secondi che poi uno ti entra nei sistemi aziendali. Devi stare attento che i dati non si perdano. Se per sfiga il tuo direttore commerciale teneva tutto sul suo tablet a cui teneva stretto così, il backup non ha funzionato, gli cade mentre sta in piscina e si scioppa via tutto, con dentro i dati fondamentali di alcuni clienti e l'offerta da un triliardo di dollari, poi è il povero responsabile IT che riceve la telefonata e allora dobbiamo recuperare i dati. Non si può più. Conosco un'azienda in California che recupera i dati dalla cenere bruciata. Vai dall'azienda di California. Good luck. Poi ci sono i furti dei cellulari, gli devi star dietro. Dovrai gestirli, dovrai monitorarli, disattivarli, piruparli. Poi tutti questi cellulari in giro costa moneta cantante. E quanto spendono questi utenti? Dovrai controllarli, verificarli, reportarli. Un cinema, mica da ridere. Altre tipologie di casini da gestire. Aiuto, mi si è rotto il cellulare. Urgente, urgente, urgente. Oh, al marietto si è rotto il cellulare, sta a Singapore, è una presentazione importante tra 20 minuti. Agire, sistemare. Cosa sistema? Metti qui a Singapore. Come faccio? Lo fa lui a distanza? Me lo manda con l'Hyperloop il cellulare, glielo sistemo con la colla Attack e glielo rimando? Cioè, un minimo di buonsenso. Però hai questi problemi. Il cellulare che si rompe, il cellulare non va più. E lì non voglio neanche entrare, con tutta la gestione classica, il customer care, l'assistenza che ti dice sempre, ma a me funziona, che è un classico, le grandi frasi dell'assistenza, devo farci un video su questo. E poi sai, ogni persona fa storia a sé, non puoi blindare allo stesso modo i cellulari o i tablet di tutti, perché che cosa fai? Blindi il cellulare dell'amministratore delegato, che per caso quel giorno si vuole vedere la partita, la finale dello scudetto, e non può accedere, perché magari non gli hai messo i permessi giusti. Cosa fai? Glielo lasci così? Puoi farlo. Puoi dire, guardi signor amministratore delegato, no, io lascio così perché la configurazione deve essere questa, la partita non si vede. No, lo puoi fare. Però poi prepari la scatolina il giorno dopo. Diciamo la verità, ai responsabili IT, ai tecnici che tengono su le aziende con tutte queste menate infinite, incredibili, andrebbe dato il Nobel per la pace. E soprattutto perché in questa fase storica fanno uno dei mestieri più difficili. Sopravvivere alla consumerizzazione.